Passiamo a parlare dagli occhi alle mani e soprattutto alle unghie, perché possono essere lunghe, corte, smaltate, senza smalto. Insomma, quando le unghie possono darci delle indicazioni molto utili per la nostra salute e anche per la loro salute. Ne parliamo con la ospite di oggi, ben trovata la professoressa Norma Cameli, dermatologa e ricordo anche direttore dell'unità operativa complessa di dermatologia clinica all'Istituto Dermatologico San Gallicano IRCCS di Roma. Ho perso tutto il fiato che avevo per presentarla. Benvenuta, buongiorno. Buongiorno, grazie della presentazione. Grazie a lei per essere qui con noi, perché insomma le mani, le unghie in modo particolare sono il nostro biglietto da visita. Diciamo, è facile guardare alle mani, a quel punto però dobbiamo guardare bene le unghie e capire il loro stato di salute. È vero che lo smalto è sempre più il permanente o meglio ancora il semipermanente, possono non permettere alle unghie di respirare? Qual è la modalità giusta per comportarci se volessimo colorare le unghie? Gli smalti permanenti o semipermanenti aderiscono strettamente alla lamina ungueale e quindi è difficile rimuoverli. Non è tanto lo smalto che può danneggiare l'unghia quanto la metodica di rimozione dello smalto, perché si usano queste sostanze molto aggressive che vengono applicate per 5-10 minuti, spesso associate a delle piccole frese che per togliere lo smalto, e questo può danneggiare la lamina ungueale. Quindi bisogna usare lo smalto permanente o semipermanente saltuariamente, non in maniera continuativa. Saltuariamente, ecco, ma non saltuariamente potremmo avere dei traumi alle nostre unghie. Possono in qualche modo recuperare questi traumi? Ci sono delle accortezze perché un'unghia possa ritrovare insomma tutta la sua salute, il suo splendore? Dipende dal trauma. Il trauma può essere un microtrauma ripetuto, quindi l'indossare scarpe strette, oppure può essere anche un trauma violento, ci diamo una martellata, schiacciamo il dito dentro la portiera di una macchina. Se questi traumi non danneggiano in maniera irreversibile la matrice ungueale, che è la porzione germinativa della lamina ungueale, quella che è sotto la piega, allora l'unghia può ricrescere perfettamente sana. Certo, i tempi sono lunghi, ci vogliono almeno 4-6 mesi per la crescita completa nella mano e 6-12 mesi nel 12-18 mesi nei piedi, quindi bisogna avere molta pazienza e curarle bene. Eh sì, perché lei sottolineava giustamente le unghie delle mani, ma anche dei piedi, vanno guardate. Allora guardiamole insieme queste unghie. Quali sono le caratteristiche che possono avere che ci danno un segnale che qualcosa non va nello stato di salute delle nostre unghie? Beh, una delle caratteristiche sicuramente è il cambiamento di colore, perché le unghie possono cambiare di colore per malattie infettive, malattie locali, malattie sistemiche, traumi, quindi possono avere un aspetto classico giallastro, e questo è tipico delle micosi o anche tipico delle onicogrifosi, dell'ispessimento. Possono avere un aspetto rosso, rosso anche, in questo caso si parla di eritronichia, cioè praticamente la conseguenza di un tumoretto benigno, tipo un tumoretto glomico. Possono essere verdi, e questo è dovuto a un batterio, uno pseudomonas. Possono avere un colorito bianco, di solito microtraumi o una degranulazione dello smalto in seguito quando viene portato per lungo tempo. Oppure, molto attenzione, bisogna porre quando l'unghia è marrone o nera, soprattutto se è interessata un'unghia sola. Perché cosa significa? Può essere segno di un ematoma, quindi una normale raccolta di sangue, ma può essere anche segno di una proliferazione di melanociti. In questo caso bisogna identificare bene se sono la proliferazione benigna o maligna. E quando ci sono delle righe o delle macchie chiare? Anche le macchie chiare sono spesso traumi. Le righe sono alterazioni della superficie della lamina, possono essere striature, fissurazioni, depressioni. Quali sono le fissurazioni? Quando piccoli solchetti. Ah, dei solchi. Oppure possono essere anche delle depressioni cupuliformi, il pitting, oppure l'unghia può avere un aspetto molto rugoso. In questo caso possono essere il segno o di malattie dermatologiche, quindi psoriasi, dermatite allergica da contatto, alopecia areata, o anche di altre malattie, quindi alterazioni vascolari, diabete. Ecco, grazie alla regia abbiamo visto alcune foto di unghie che hanno un po' raccontato quello che lei ci diceva, quindi tutti quanti siamo lì che ci guardiamo le unghie per capire se abbiamo dei problemi. Ma quali sono le cause che possono portare a delle patologie delle unghie?
Beh, le cause nel senso noi le provochiamo. Sì. Se provochiamo noi sono cattive abitudini. Allora, le cattive abitudini, la più frequente e la più dannosa è l'onicotillomania, quindi danni autoprovocati che possono andare dall'onicofagia, se quindi noi mangiamo le unghie, dall'onicodistrofia da tic, quando noi tocchiamo in maniera compulsiva e ripetuta un'unghia, oppure l'onicodistrofia psichiatrica, quindi persone che con oggettini taglienti si tolgono le unghie, oppure anche tagliare male le unghie. Questo è tipico degli adolescenti che se le tagliano malissimo, quindi tagliano troppi bordi laterali, in questa maniera la porzione laterale della lamina si infila nei tessuti molli e si ha la cosiddetta unghia incarnita, che è molto dolorosa, molto fastidiosa. Soprattutto per i piedi, esatto, più facile, invalida, immagino. Sì, è invalida la qualità di vita. Poi possiamo danneggiare le unghie utilizzando sostanze chimiche in maniera inappropriata, sia per lavoro che per hobby. Ci laviamo troppo le mani con acqua troppo calda, usiamo detersivi troppo aggressivi, detergenti troppo aggressivi. Senza proteggere le mani. Senza guanti, esattamente. Insomma, possiamo veramente, senza renderci conto, fare tanti danni alle nostre unghie. Michele. Termine fragilità, per me è una storia vecchia. Quando ero bambino, assistetti al trasloco, uno dei tanti che... qui eravamo obbligati, e sulle casse, certe casse, l'operaio attaccava fragile. La parola è antica ed è una, anche questa, come tante, la parola latina frangere è la mamma di fragilità. Allora, questo significa rompere, mandare in pezzi. Perché si rompono le unghie? Ecco, proprio lo so che avrei dovuto seguire con maggiore attenzione la sua perorazione della terapia. Di però, sì, ma perché però è sempre utile ripeterlo. Ripetita Juvet. Professoressa. Allora, le unghie fragili sono appunto le unghie che si spezzano, sono molli, sono friabili, si sfaldano. Possono essere dovute a tantissimi motivi, l'invecchiamento è uno di questi, ma come pure la disidratazione della lamina, tanti traumi, alcune malattie, ma anche una corretta alimentazione. A volte le unghie fragili si manifestano quando pazienti con diete estreme, anoressia, malnutrizione, malassorbimento. In questi casi una dieta bilanciata con un giusto apporto di nutrienti, quindi sia latte, latticini, uova, proteine animali, vegetali, può essere d'aiuto. Come possono sicuramente essere di aiuto anche gli integratori, soprattutto gli integratori ricchi di sostanze che possono favorire la produzione di cheratina, che è la proteina fondamentale della lana. Quindi praticamente amminoacidi, quindi arginina, cistina, metionina, e oligoelementi, ferro, zinco, selenio e anche vitamine, quindi vitamina B6, biotina, vitamina C, vitamina E. E poi chiaramente quando si hanno le unghie fragili bisogna idratarle sempre. Idratarle? Ma è vero che per idratarle basterebbe la stessa crema che noi usiamo per le mani anche per idratare le unghie? Ovviamente che non abbiano dello smalto perché altrimenti è inutile. Allora, sicuramente idratare le mani dopo ogni lavaggio è fondamentale, anche con la crema per le mani. Soprattutto se queste creme per le mani contengono alcune sostanze che fanno bene le unghie, quindi colesterolo, fosfolipidi, urea, acido salicilico. In realtà in commercio esistono dei prodotti specifici per le unghie, questi prodotti formano un film idrosolubile sulla lamina ungueale che la protegge da tutti gli agenti esterni e la rende più forte. E noi abbiamo anche il problema legato alle cuticole, alle pellicine, sì. Perché spesso quando si va a fare la manicure, e questo riguarda non soltanto le donne, anche gli uomini, la prima cosa che viene fatta viene spostata la cuticola, spingere, che è anche doloroso. Sì, questo spingere la cuticola può dare molti danni alla matrice ungueale, oltre che danni proprio alla lamina ungueale. Quindi, e poi la cuticola è una difesa. Se c'è la cuticola nel nostro umano, perché toglierla? Perché impedisce l'entrata di batteri, è un sigillo alla entrata di batteri, virus, miceti, qualunque cosa. E quindi teniamone cura anche delle cuticole e delle pellicine. Benedetta? Anche i funghi, perché pure quelli dal sottobosco possono migrare nelle nostre unghie. Ed è vero che è utile in questo caso il tea tree oil oppure l'olio di lavanda contro i funghi, le micosi alle unghie. Allora, questi rimedi, come vedo in grafica, cosiddetti naturali, possono essere utili per la prevenzione, nel senso se uno frequenta ambienti caldo-umidi per lungo tempo, magari si mette queste sostanze, può essere una sorta di prevenzione.
Certamente, se c'è una micosi accertata, un'onico micosi accertata, bisogna ricorrere a prodotti specifici proprio per i funghi. Se si ha un problema di onicomicosi, quali sono le modalità appunto per guarire e i tempi per la guarigione? Allora, prima di tutto bisognerebbe fare un esame microscopico e culturale per vedere se, primo, se c'è il fungo, se c'è davvero, secondo, per tipizzare il fungo in maniera da scegliere la terapia più appropriata. Le terapie sono molto lunghe, sia se si fanno quelle topiche, che sono di solito il primo approccio verso un'onicomicosi, sia se si fanno le sistemiche, che si fanno di solito quando non si risponde bene alla terapia topica o se sono interessate più unghie. In ogni caso la lunghezza delle terapie dipende dal tipo di farmaco utilizzato e se sono interessate appunto le mani e i piedi. In ogni caso per le terapie topiche al minimo 6 mesi di terapia, 6 mesi. Per le terapie sistemiche per le mani 6 settimane, per i piedi 12 settimane. Queste terapie vanno fatte correttamente. Vanno seguite per bene. Correttamente per bene, perché danno sicuramente un successo terapeutico, ma è facile la presenza di recidive. Quindi non solo terapie fatte correttamente, ma anche seguire delle corrette norme igienico-comportamentali. E abbiamo capito, grazie alla professoressa Norma Cameli, quanto è importante anche avere la pazienza, perché le unghie hanno bisogno di tempo per poter recuperare il loro stato di salute, e voi avete ancora un po' di tempo per poter rivolgere le vostre domande, le potete fare alla professoressa Norma Cameli, ma anche agli altri ospiti della puntata. Che cosa posso fare per evitare che le unghie si rompano a causa del lichen planus? Cos'è? Lichen planus è una malattia delle unghie che non si guarisce dal lichen planus, quindi la signora può migliorare l'estetica, può usare dei farmaci che possono migliorarlo, tipo il cortisone, però non è che potrà guarirlo. Quindi può migliorarlo usando il cortisone, può migliorarlo usando delle creme che leniscono il problema, ma non si guarisce mai dal lichen planus. Un messaggio. Allora, professoressa, Gianna ha letto che l'acetone potrebbe danneggiare le unghie, ella evidentemente lo usa per togliere lo smalto. Lei dice, una pazza, io cambio lo smalto ogni settimana, dai, non allora, è saggio. Prima di tutto non è una pazza, perché moltissime donne cambiano lo smalto ogni settimana. Ogni settimana. E quando abbiamo sistemato l'altra metà della popolazione italiana, che adesso ci odia. Esatto, ma io voglio bene a tutti. Quando non è semipermanente si cambia ogni settimana, allora, però... non va utilizzato l'acetone. Non l'acetone. Come si toglie? L'acetone, perché l'acetone danneggia la cheratina, che è proprio la proteina fondamentale. Quindi sta rispondendo alla domanda. Sì, e c'è una degradazione dei filamenti di cheratina, quindi le unghie possono diventare fragili e rompersi per colpa dell'acetone. E quindi si usano i solventi privi di acetone, che sono meno, che possono essere utilizzati. Devi stare 6 ore e mezzo. Perfetto, devi stare 6 ore e mezzo. Quelli che non proprio perché stavo 6 ore e mezzo però, per togliere. Non danneggiano l'unghia. E allora, come è diventato popolare questo argomento?